cari telespettatori, e grazie come sempre della vostra attenzione per questa nuova puntata di Fatti e Commenti con Gaetano Alaimo, che ringrazio come Buonasera, sempre. Stefano. Grazie, direttore di Newtuscia. Abbiamo con noi in studio Enrico Maria Contardo e Giovanni Bartoletti, con loro Buonasera. parleremo. Grazie. Buonasera. Grazie della presenza. Parleremo appunto della situazione sia appunto del comune di Viterbo che della provincia, ma prima abbiamo in collegamento diretto con noi, e lo ringraziamo per la disponibilità, il presidente della provincia Marcello Meroi. Grazie presidente. Grazie a voi. Grazie, ecco, e con lei vorremmo un attimo commentare brevemente, sempre sul problema appunto dei rifiuti, il documento che avete votato all'unanimità in Consiglio Provinciale, ecco, relativamente alla posizione della provincia di Viterbo e delle province appunto di Frosinone e Latina per i rifiuti dell'Interland della zona di Roma. Ecco, qual è in sintesi la posizione espressa in questo documento? Ma la nostra è una posizione unanime, molto chiara, di assoluta contrarietà nel merito, nel metodo e nei tempi. E mi spiego. Nel metodo, perché solo un governo di tecnici non nominato da nessuno, se non dal Presidente della Repubblica, senza nessun appoggio elettorale, può pensare di commissariare la democrazia. Ha tentato di farlo in altre occasioni, ha dato dimostrazione anche in questo di essere molto esperto in queste operazioni. Senza ascoltare il territorio si è partorito un decreto fondato su un piano dei rifiuti regionali che è stato bocciato ieri dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, evitando di aprire una seria valutazione sul conferimento dei rifiuti romani e spostando il problema nelle province del Lazio. Inaccettabile nel metodo, ancor più inaccettabile nell'aspetto operativo, perché non si capisce quanto durerà questa emergenza, questo non è contenuto nel decreto, ma soprattutto, a differenza di quello che dice il ministro Clini, non si capisce se a Viterbo transiteranno semplicemente i rifiuti per essere trattati biologicamente o se verranno conferiti, così come è scritto, perché questo è scritto, rifiuti provenienti da Roma, senza che poi questi, una volta trattati, ritornino da dove sono pervenuti. Quindi noi abbiamo convenuto insieme al Presidente Cusani e al Presidente Iannarelli, che ho sentito un quarto d'ora fa, da lunedì di intraprendere un'azione giuridico-amministrativa che si opponga totalmente a una scelta, ancora una volta, scellerata e frutto di un pressappochismo di un governo che prima se ne va e meno danni probabilmente riuscirà a fare in futuro. Grazie. Sì, Presidente, l'altra grande emergenza è l'arsenico nella provincia di Viterbo. Sappiamo tutti, ormai cronaca di mesi, quello che sta succedendo. Quali sono le ultime iniziative che vuole intraprendere la provincia per poter venire in qualche modo a capo nei mesi di questa situazione, malgrado la situazione economica sappiamo tutti quella che è? Allora, stamani c'è stata una riunione in prefettura proprio per discutere insieme al presidente della Talete, all'assessore Guidani, al sottoscritto questa problematica. Noi abbiamo evidenziato la necessità di intervenire immediatamente con finanziamenti che sono stati stanziati dalla Regione e abbiamo stabilito che, avendo ormai chiarezza che i tempi non saranno brevissimi, perché dobbiamo essere estremamente onesti con i cittadini e dire che i tempi di realizzazione di questi impianti non saranno certamente brevi, abbiamo intrapreso un'iniziativa che perfezioneremo fin dalla prossima settimana, di chiedere, sia come amministrazione provinciale, ma soprattutto come ATO, ambito territoriale ottimale che gestisce il servizio idrico, di valutare a Talete una riduzione dei costi in bolletta, perché non è assolutamente accettabile che i cittadini paghino integralmente un servizio che ovviamente non dà quello che dovrebbe Senta, per informazione, all'incirca quanto tempo è previsto per la realizzazione delle dare. Ma prime guardi, con strutture? grande onestà devo dire che i lavori, diciamo, dai più semplici ai più complicati, dovrebbero avere inizio e termine
ottimisticamente per alcuni comuni nell'arco di un semestre, realisticamente per altri non prima della fine del 2014. Tempi abbastanza lunghi. Perfetto, ecco Presidente, un'ultimissima domanda molto breve riguardo alla spending review, alla revisione della spesa e i provvedimenti, gli accordi che sono stati presi per i precari, appunto i dipendenti precari della provincia. Beh, anche su questo io credo che la chiarezza sia d'obbligo. Noi abbiamo al 1° gennaio bloccato i contratti di 63 lavoratori precari in provincia, anche alla luce di un accordo che abbiamo trovato con il sindacato. I lavoratori dovrebbero rientrare al minimo di ore, 18 ore settimanali, entro la fine del mese. Tenteremo in tutti i modi di utilizzare una procedura che possa tentare di trasformare il loro contratto di somministrati in un contratto di lavoratori a tempo determinato, perché la normativa tutela questa specifica categoria di lavoratori. È ovvio, e questo è il dato unico e certo e assolutamente incontrovertibile e purtroppo non modificabile, e il nostro limite è quello che la spending review prevede, e cioè una spesa del 50% dei costi che le amministrazioni hanno sostenuto nell'arco dell'anno 2009. Ciò vuol dire che noi abbiamo, facendo due conti molto semplici, 850.000 euro in meno rispetto al dato originario per poter somministrare lavoro e rendere efficienti i servizi della provincia. Ecco, benissimo, adesso passiamo ai nostri graditi ospiti e a parlare con loro, con Enrico Maria Contardo e Giovanni Bartoletti, di un'associazione che si è sviluppata proprio per loro iniziativa, un'associazione Moderati Italiani in Rivoluzione. In questi tempi abbiamo cercato con Gaetano Laimo, proprio come linea nostra editoriale, di trattare quelle che erano un po' le novità, no, sullo scenario politico provinciale, e diciamo che questa associazione, adesso lo chiederemo agli ospiti stessi, costituisce una novità. Ecco, qual è la posizione specifica che andrete a ricoprire all'interno dello scenario politico provinciale e regionale, e soprattutto quale sarà il metodo che caratterizzerà questa vostra azione politica nei prossimi mesi? Intanto iniziamo col presentare i Moderati in Rivoluzione. Questa è un'associazione che si sta trasformando in partito, sicuramente è stata già trasformata in una lista elettorale che sarà collegata al Popolo di Libertà alle prossime elezioni di Camera, Senato e alle elezioni regionali. Il tutto parte dal presidente, il professor Giampiero Samorì. Samorì è un professore universitario che insegna economia avanzata a Urbino, è avvocato, banchiere, è un uomo che si è fatto da sé, ha quella esperienza sia nella vita reale da imprenditore, sia nella vita accademica, perciò è una persona estremamente qualificata, una persona seria, una persona preparata, che ha dato vita a questa associazione. Questa lista, che è in pratica quello che chiedeva Berlusconi. Berlusconi fino a poco tempo fa voleva mettere in piedi una lista di tutte persone della società civile, persone che al massimo hanno fatto politica nelle amministrazioni locali, persone che abbiano tutto un proprio lavoro, che non vivano con la politica. È una lista dove non sono presenti parlamentari uscenti e nessuno che è stato parlamentare nelle precedenti legislazioni. Pertanto è questa lista nuova delle persone che si mettono a disposizione per la politica, mettono il loro impegno, la loro passione, e a livello di Viterbo noi coordiniamo, insomma, questo gruppo umano e questi candidati che sono nelle tre liste a nostra disposizione. Io sarò candidato nel collegio Lazio 2
stiamo definendo adesso le candidature. Giovanni dovrebbe essere candidato al Senato, poi avremo altri candidati alla Regione Lazio. Pertanto, insomma, ci sono buoni propositi, ci sono soprattutto un programma ben definito e ben delineato, e l'impegno dei candidati che, nel caso vengano eletti, sottoscriveranno una serie di impegni sui temi da approvare nella prossima legislatura. Grazie. Allora, l'avvocato Bartoletti, abbiamo saputo che sarà candidato, come diceva, probabilmente al Senato. Ripercorro velocemente la sua carriera politica. Lei è stato eletto nel 2008 nella lista civica Viterbo Vola, che poi si è trasformata in Tuscia Vola, con Maria Antonietta Russo, poi passata al PDL, Alfiero Spadoni, Umberto Fusco, attuale candidato per la Lega Federalista, che è il Movimento Federalista. E il suo nome più è conosciuto maggiormente per l'aeroporto, in quanto lei è stato assessore all'aeroporto, che attualmente purtroppo sappiamo come è andata a finire. Se può ripercorrerci la sua carriera politica, qual è soprattutto il pensiero sulla mancanza di fondi per l'aeroporto a Viterbo? Ma credo che di aver fatto tante altre cose oltre l'aeroporto, anche se forse la nostra ascesa in campo è avvenuta appunto per la questione aeroporto di Viterbo, aeroporto che non ritengo assolutamente sia stato svenduto da quest'ultimo governo di tecnici e ceduti i 300 milioni che praticamente aeroporti di Roma avevano dedicato per la costruzione dell'aeroporto di Viterbo. Credo che sia una mossa coordinata e le tempistiche ce lo rendono ancora più evidente, per svendere un altro dei nostri gioielli di famiglia, che è l'Alitalia. L'Alitalia che, come sappiamo, è una compagnia appetibilissima, tant'è che i francesi ci fanno la corte ormai da quando Berlusconi disse no ai francesi, ma teniamoci la compagnia italiana, perché se vogliamo campare di turismo in questo benedetto paese dobbiamo portare qui chi ci pare, quando ci pare, e soprattutto con una compagnia di bandiera. Le tempistiche sono state queste. Dopo due ministri, tra l'altro uno comunista e uno notoriamente di destra, quindi mi riferisco al ministro Matteoli da ultimo, ma ancor prima al ministro Bianchi, che decretò questo aeroporto a Viterbo, è stato poi convalidato da tecnici, cioè una commissione trasporti del Senato con 60 audizioni di tutti gli organi maggiormente competenti in tema aeroportuale, hanno decretato che l'aeroporto di Viterbo, a dispetto di tanti aeroporti che andavano chiusi in Italia, doveva essere l'unico ad essere costruito. Questo è scritto su un documento di pochi mesi fa. Arriva il governo tecnico, passa la nota economista legata a Monti e legata a tutti i discorsi bancari e della finanza che noi conosciamo. Quindi colpa di Monti, secondo lei? A un certo punto passa, no, il colpa di passera è del governo Monti, perché questo Monti decreto lo ha fatto il decreto Monti. A un certo punto scappa fuori che l'aeroporto a Viterbo non si deve più fare. Vediamo che succederà a breve, perché le elezioni poi ci daranno una risposta importante. Speriamo di non vedere più una situazione di tecnici come quella che stiamo vedendo adesso. Dico io, da uomo centrodestra, è meglio la sinistra che questi tecnici, ma lo dicono in molti. Che succede? Subito dopo, pochi giorni dopo, Air France si rifà avanti e sembra stia comprando all'Italia. Cosa succede? Se i voli di Ciampino, di 5 milioni di passeggeri, all'Italia in tutto ne fa 7 milioni all'anno, 5 milioni le fa Ryanair, da Ciampino vengono trasferiti a Fiumicino, all'Italia non vale più nemmeno la metà di quello che valeva prima, perché se si trova una concorrenza di una low cost che fa quasi quanti passeggeri fa attualmente Ryanair, vede dimezzarsi ancora più cose, e quindi i francesi vengono là e ci comprano con due soldi. Questa manovra è quello che è stato fatto, a mio giudizio. Credo che sarà necessario rivalutare il tutto a breve e riconsiderare questa opportunità, che per Viterbo, anche dal punto di vista logistico, e qui viene in mente anche Orte e Civitavecchia, che diventerà un porto commerciale, anche dal punto della filiera logistica avremo un porto, un aeroporto e un interposto, e potremo fare una delle filiere logistiche più importanti d'Europa. Una sola critica, me la lasci fare. Io sono un povero assessore di campagna che, come lei, ha ripercorso la mia strada politica. Ci siamo fatti tra amici un piccolo partitello a livello locale, una piccola associazione a livello locale. Credo che grandi colpe debbano essere attribuite ai politici di rango del viterbese, che non hanno speso una parola affinché Viterbo potesse svoltare completamente. La domanda è spontanea, una battuta. A memoria di quello che sarebbe successo, l'avrebbe fondata Tuscia Vola Viterbo? Mille volte, guardi. Leggevo ieri un documento
sicuramente interessantissimo nella vita, sono importanti i percorsi, non gli arrivi, quindi è stato un percorso veramente entusiasmante. Se non si campa un po' di sogni, specialmente in questo periodo, ci abbattiamo, perché siamo tutti tristi per questa crisi e questa tristezza ci rende ancora più vulnerabili a quelli che sono gli effetti, quindi dobbiamo campare ogni tanto di qualche idea e di qualche sogno, cosa che non avviene più nel nostro territorio. Grazie. Ecco, io vorrei continuare con l'avvocato Bartoletti gli spunti di riflessione che ha iniziato. E vorrei citare delle critiche che sono state fatte al governo tecnico, al governo di Monti, che è stato definito il governo delle tre R, vale a dire risparmio, rinunce e rinvio. Ecco. E lei ha citato, come diceva, di creare dei sistemi, dei sistemi diciamo logistici, e ha citato bene l'Interporto di Olte. Vorrei sapere anche da questo punto di vista la sua posizione rispetto, ecco, a questa apertura dell'Interporto di Olte, che ancora insomma sembra abbastanza dubbia nell'immediato, e soprattutto i vostri programmi. So che avete dedicato moltissimo del vostro tempo all'approfondimento programmatico che volete poi portare avanti nella coalizione. Ecco, quali sono le caratteristiche salienti che proporrete all'interno, ecco, della vostra coalizione e soprattutto agli elettori? Ma io mi sono innamorato, diciamo forse il termine un po' esagerato, però ho accompagnato un giorno l'amico Enrico Contardo, dice accompagnami a Chianciano dove si teneva un convegno di Samori, che io tra l'altro non conoscevo nemmeno. E devo dire, sono molto disilluso, tant'è che non mi sono mai iscritto a un partito, io sono stato sempre, anche nelle avverse vicende, sempre fedele a questo gruppo, al quale sono tuttora fedelissimo e che diciamo è fatto da una serie di uomini che sono, oltre che amici, anche molto validi dal punto di vista, diciamo, delle idee. E in quel convegno di Samori sono rimasto affascinato dai suoi programmi, perché questi tecnici sono un po' come quegli ingegneri che non vanno mai su un cantiere, sanno fare benissimo i calcoli matematici, ma in realtà non hanno mai visto un cantiere, non si sono mai sporcati le mani con un po' di calce o un po' di cemento. E Samori sembra invece essere quel professore universitario, quell'avvocato, ma soprattutto quell'imprenditore che sa anche che cosa c'è dall'altra parte della barricata, oltre ai calcoli matematici che ci fanno questi tecnici. E quindi devo dire che le sue formule mi hanno, alcune anche un po' azzardate, ma mi hanno veramente favorevolmente impressionato, tant'è che ho deciso di partecipare anche a questa associazione. Poi da cosa nasce cosa, e oggi ci troviamo qui con Enrico in questa nuova avventura che speriamo, diciamo, possa portare dei frutti importanti, soprattutto al nostro territorio, perché politica va fatta per il nostro territorio, e molti politici di cui parlavo prima, quei Nicolini Galloni, se ne sono un po' dimenticati, perché quando si diventa romani poi non ci si ricorda più delle origini e si va anche a concorrere altrove, perché qui non si prendono più nemmeno i voti. Grazie. Signor Enrico Contardo, sappiamo che il movimento, come diceva, appoggia il PDL, quindi a livello di alleanze. Sappiamo che ne è stata fatta una lettera oggi o ieri degli esponenti PDL in provincia al segretario Alfano per quanto riguarda un rilancio dell'attività politica sul territorio. Come il vostro movimento vorrebbe rilanciare questo tipo di politica, appartenendo comunque a quell'area di riferimento del centrodestra? Guarda, io sono assolutamente concorde con quanto hanno sottoscritto i colleghi, gli amici della provincia di Viterbo, perché non è possibile che i candidati, come in questo caso alla Regione Lazio, vengano sempre caduti dall'alto. Okay. Ci si propone una persona che conoscono in pochi, quando c'è un politico che ha fatto bene e lavora sul campo della politica con l'impegno, con serietà da anni, e noi meritiamo, insomma, questo territorio, gli altri territori meritano di entrare e determinare le scelte. Quello che non succede, che non è successo nel PDL, che non succederà nemmeno quest'anno, perché le candidature del PDL non passeranno come sempre da Viterbo, le decideranno Roma, le deciderà Roma, i viterbesi avranno un pochissimo spazio, limitatissimo. Faccio un esempio: le scorse elezioni nel collegio Lazio 2 per il PDL, il primo esponente delle quattro province, il collegio Lazio 2 è Viterbo, le province di Viterbo, Latina, Frosinone e Rieti. Il primo in lista delle quattro province era Marini, il resto sono tutti romani. È questo che io, per esempio, ho fatto capire all'avvocato Samori: nella nostra lista del Lazio 2 ci sono esclusivamente persone delle quattro province, non ci sono romani. I romani stanno nella lista del Lazio 1.
di questo siamo molto contenti. Poi è chiaro che in politica non ci si può candidare solamente quando si è sicuri di vincere e quando si è sicuri di essere eletti, perché bisogna candidarsi anche quando serve dare una mano alla tua coalizione, al tuo credo, serve di aiutare, serve di cercare di ribaltare il tavolo. L'unico che lo può fare è Berlusconi, e lo stiamo vedendo questi giorni, ogni volta che va in televisione smuove interesse, tornano gli elettori del centrodestra, però serve anche che le persone nel territorio diano il loro contributo fattivo, anche candidandosi in nuovi partiti, in partiti più piccoli di quelli dove abbiamo militato fino a pochissimi giorni fa, e parlo appunto del Popolo della Libertà. Ecco, io vorrei di nuovo al Enrico Maria Contardo un po' formulare delle domande, una domanda che riguarda il suo impegno che è stato quello di assessore alla cultura del Comune di Viterbo. Ecco, però lo vorrei spostare con una doppia domanda. La prima si riferisce alla polemica che c'è stata sullo scatolone cosiddetto della cultura in Piazza Unità d'Italia, le critiche che ci sono state. E poi ecco la vostra posizione riguardo alla provincia di Viterbo, alle varie espressioni territoriali della provincia di Viterbo, come valorizzazione, ecco, del patrimonio culturale di questa terra. Allora io rispondo sullo scatolone. Cioè, lo scatolone io ovviamente l'ho visto, perché non è venuto dalla mia gestione. È una cosa che nasce vista la mancanza ormai cronica di spazi per le associazioni culturali. Con la chiusura del Teatro Unione si è ancora più fatta pesante questa situazione. Poi l'altro anno abbiamo visto la chiusura di alcuni spazi privati che questa situazione gestivano. Io credo che si è cercato di dare una mano anche nel periodo natalizio, insomma, per far avere degli spazi importanti a tutti loro. È chiaro che da quello che ho letto due preventivi erano di oltre 100.000 euro per questo teatro tenda al centro di Viterbo, è stato realizzato con meno di 20.000 euro, perciò insomma io credo che è un tentativo, è il classico meglio di niente. Esatto. Poi non so, io non conosco i contenuti culturali che sono stati messi all'interno, è bello o non è bello, questo sicuramente sembra una scatola da scarpe, però certamente magari era uno sfogo, una possibilità per le tante associazioni culturali di Viterbo di potersi esibire davanti a un pubblico. Ecco, come metodo brevissimo di valorizzazione culturale dei nostri territori, e quello che ha potuto sperimentare anche lei all'interno, ecco, dell'esperienza comunale. Beh, c'è bisogno di puntare sul turismo, ma non si può puntare sul turismo quando a un assessore del capoluogo dai qualcosa come 10.000 euro nei capitoli del turismo, cioè, è una cosa assolutamente ridicola. O zero quello del marketing territoriale. O zero nel marketing territoriale, cioè, è impossibile per un assessore al turismo mettere in pratica delle politiche di questo tipo, cioè, è impensabile. Cioè, se Viterbo deve puntare sul turismo, sulla cultura, deve mettere a disposizione quelle risorse che non ci sono mai state. Cioè, noi quello che abbiamo fatto per esempio nell'estate viterbese, nel settembre viterbese, dove abbiamo avuto dai primo di giugno fino a fine settembre un susseguirsi di iniziative, l'abbiamo fatto con dei costi bassissimi, bassissimi. Però per fare un rilancio serio del turismo vanno investite risorse, e soprattutto non si può pensare che Viterbo sia il centro del mondo e l'attrattore che porti i turisti che si fermano una settimana solo nella nostra città. Come dicevamo prima con l'amico Giovanni, ormai Roma, arrivano i croceristi a Roma, girano Roma in 3 ore, pertanto Viterbo deve essere al centro di un progetto territoriale che metta a disposizione vari percorsi, e uno sceglie e fa varie cose. Non si può pensare che il turista viene da noi, si ferma 2, 3, 4 giorni, una settimana a Viterbo, perché insomma solo come Viterbo città non ha l'attrazione che dura tutto questo tempo.
Grazie. Gaetano? Sì, io concludo il mio turno con l'assessore Bartoletti, ex assessore Bartoletti, l'abitudine. Il titolo non si perde mai, no? Mi sono anche confuso perché la domanda era inerente proprio il suo impegno quando era assessore. Sappiamo che c'era stata una, tra virgolette, una polemica quando sono stati tolti quei quattro assessori, o comunque lei si era dimesso, se non mi sbaglio, volontariamente nel periodo in cui precedente alla... i quattro assessori che poi sono venuti meno, anche per lo sforzo della destra che aveva cercato in qualche modo di mettere alla luce il problema dell'IMU della seconda aliquota e la gestione appunto degli assessori per il comune di Viterbo. Volevamo sapere se i suoi rapporti con il sindaco Marini, se attualmente sono buoni alla luce delle elezioni che si avvicinano, essendo il coordinatore provinciale. Faccio sempre un distinguo tra i rapporti dal punto di vista politico e dal punto di vista umano. Dal punto di vista umano avevamo deciso di andare a cena ieri sera, poi c'è stato, diciamo, politicamente non credo che potrà il sindaco Marini, dopo quella che è stata la sua decisione, ma non perché è stata una decisione non condivisibile o condivisibile, perché si è fatto questa scelta, perché dal punto di vista, diciamo, anche dei rapporti andava un po'. Siamo stati 4 anni in giunta tutti insieme, insomma, ci si poteva mettere intorno al tavolo e ragionare un po' meglio. Anche perché non mi è dispiaciuta molto la mia, perché poi tutto sommato io sono libero professionista, sono anche molto impegnato dal punto di vista lavorativo, quindi è stato anche, diciamo, questo sforzo enorme di fare anche politica mi ha sacrificato molto del tempo, anche al sonno, perché tutte le mattine mi sveglio alle 4:30 per poter conciliare un po' tutto. Ma alcuni soggetti, mi faccio ad esempio, mi viene in mente l'assessore Sabatini, che credo sia stato l'assessore, a mio avviso, posso anche sbagliarmi, che ha lavorato veramente notte e giorno in maniera eccezionale nonostante la sua giovane età, è stato un ragazzo in gambissima, che ha un consenso fantastico anche dal punto di vista umano, cioè è stato tagliato fuori non per senza una motivazione, cioè bisogna tenere gli abili, bisogna tenere chi funziona, bisogna tenere chi fa, non bisogna fare soltanto quello c'ha tre assessori, quello c'ha tre che lo tengono, questi sono i giochi della politica di una volta. Oggi abbiamo bisogno oggi di cambiare, di rivoluzionare questa politica, cioè dobbiamo levarci questa gente che non ha più spirito di idee e dobbiamo sostituirli anche con molti giovani, dico io, e questa probabilmente sarà un po' la strada che seguiremo anche nelle prossime amministrative che ci saranno a Viterbo quest'anno, perché, cioè, faccio un esempio, in Parlamento, cioè, si entra a 40 anni al Senato e a 25 anni alla Camera, cioè sono assurdità, il mondo è gestito da ragazzi che si inventano dei siti internet e che fanno dei business enormi e hanno magari 17-18 anni. La prima cosa che vorremmo mettere con Enrico, ne parlavamo ormai da giorni, la stiamo dicendo a Samorì continuamente, la prima cosa che devi fare è abolire l'età per la Camera e per il Senato. A 18 anni devono entrare tutti, ci sono dei ragazzi a 18 anni che hanno delle idee spettacolari, che rivoluzionano il mondo, e qui ancora abbiamo i senatori che entrano a 40 anni, che vuol dire che l'età media sono 70 anni, ma non per età anagrafica, perché non dobbiamo dare ai giovani delle opportunità importanti in questo momento in cui gli stiamo mangiando il futuro. Io chiarisco sempre per correttezza che io ho fatto questa domanda perché abbiamo intervistato Chiara Frontini. Anche Chiara Frontini è un'altra... che erano devolmente critica, parliamo sempre dal punto di vista politico, non umano, perché sappiamo la stima che c'ha per rispondere più in maniera più concisa, all'incirca per le stesse motivazioni che dobbiamo dice, essere proprio chiari, visto che sono chiaro e non ho peli sulla lingua, sono molto, diciamo, dal punto di vista politico, molto contrariato delle scelte del sindaco Giulio Marini. Chiarissimo. È stato perfetto, chiaro, no, credo? Perfetto, ecco, io direi come che... credo anche Enrico Contardo. Assolutamente, a livello ecco, d'amicizia è un discorso, a livello politico io credo che i temi che sono stati portati avanti per eliminare, perché è quello che è successo, no? Eliminare cinque assessori dal comune, e probabilmente secondo qualcuno magari li vuole eliminare anche dalla prossima corsa elettorale, o sicuramente metterli in difficoltà, visto la riduzione del numero da 40 a 32 consiglieri, sono tematiche che alla fine non c'era niente alla fine di vero rispetto alla volontà di cambiare gli assessori. E ancor più se erano scuse. Perché mi ha detto che facevo il politico, prima non lo faccio più. E ancor più siamo contrariati, o almeno io sono contrariato, da coloro che hanno stimolato queste decisioni e che hanno portato avanti queste decisioni, che costituiscono proprio il più vecchio, diciamo, sistema di politica viterbese, giurassico direi io, che non hanno portato un contributo di idee, ma hanno soltanto fatto per tutti questi anni della nostra consigliatura soltanto questi giochi di metti e leva, finalizzati soltanto a diciamo questi giochi di potere che nulla hanno portato alla nostra città. Anche perché, insomma, parliamo anche di chi ha messo in piedi questa
questa situazione che ci ha portato al nostro allontanamento, sono persone che stanno in comune da 20 anni, che hanno ricoperto ruoli di assessori per anni, 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 e in giunte che non erano certamente da 6, erano in giunte da 8, erano in giunte da 9, erano in giunte da 10. Perciò io dico, questa era solamente una scusa per eliminare un po' di concorrenza. Bene, ecco, io chiuderei, Gaetano. Solo una battuta, secondo voi che siete stati comunque parte importante di questa maggioranza che comunque affonda le radici dal 95 con Marcello Meroi sindaco Viterbo, è migliorata, è peggiorata o è stabile in questi ultimi domanda anni? Com'è Viterbo secondo voi? Dovendo telegrafica direttamente ai cittadini che vi guardano. Fino a 2 anni fa era migliore, fino a 2 mesi fa era migliorata, adesso non lo so. No, è migliorata sicuramente, perché Viterbo, cioè, insomma, dobbiamo apprezzare quello che è stato fatto tanto, siamo sempre molto critici, Viterbo è critico di natura, è stato fatto moltissimo. Si può fare di meglio, soprattutto per sfruttare le nostre risorse turistiche, che potrebbero essere la vera economia, il vero petrolio dei viterbesi, che se non lo facciamo ci portano qua la mondezza con cui prima parlavamo con Marcello, ci levano l'aeroporto e ci portano qua a situazioni come i Rom, cioè si pensa subito a Viterbo quando si deve fare qualche cosa per danneggiare l'unica risorsa che abbiamo sul territorio, quindi qui si può fare di meglio. Grazie. Bene, ecco, noi ringraziamo, abbiamo fatto un'ampia valutazione di queste posizioni vostre, Enrico Maria Contardo e Giovanni Bartoletti per Moderati Italiani in Rivoluzione. Grazie. Grazie a voi. Buon lavoro. Buonasera. Buonasera.